corruzione giudiziaria, l'ipotesi di reato dell'indagine della Procura di Milano nei confronti di 7 persone tra avvocati e imprenditori. Mercoledì la Polizia di Stato e la Polizia Giudiziaria della Procura Meneghina, insieme a personale dell'aliquota Carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Verbania, ha proceduto a eseguire a Domodossola, Verbania e Novara un decreto di perquisizione negli uffici del giudice di pace del Tribunale di Verbania, Carlo Crapanzano, classe 1966, dell'avvocato domese RDF, classe 1984, e nella sede della Gran Loggia Massonica degli Alam di Novara. L'avvocato Carlo Crapanzano replica la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto e dice: come sa chi mi conosce, sono sempre stato e sarò sempre un garantista. Ho applicato il principio di non colpevolezza a chiunque, sempre in ogni luogo, ma evidentemente qualcuno dimentica che nella vita ci vuole serietà e correttezza, sempre e qualunque cosa succeda. È evidente che sono personalmente oggetto di un attacco spropositato e ingiustificato e agirò nelle sedi competenti per tutelare il mio nome e la mia immagine come chiunque. Ho dato mandato ai miei legali e stiamo valutando le azioni giudiziarie da intraprendere. Il sottosegretario pentastellato Davide Crippa, in visita all'Aidro, che mi ha parlato di notizie positive con l'azienda che a breve presenterà il piano industriale completo con ulteriori 7 milioni di euro di investimenti per una nuova linea produttiva. Per la statale 34 Crippa ha precisato che si sta parlando di possibile procedura di emergenza sul fronte franoso in capo alla regione e non sulla progettualità ANAS. La regione a breve presenterà una classificazione di danno e rischio del fronte franoso e con quei dati verranno effettuati ulteriori approfondimenti da parte della Protezione Civile. Il ponte sul Toce, lungo la provinciale che collega Domodossola a Trontano, conosciuto e più come il ponte della Mizzoccola, osservato speciale. La provincia del Verbano Cusiossola ha finanziato uno studio circa la staticità della struttura. I controlli rientrano nel piano di verifiche varato a livello nazionale dopo il disastro della scorsa estate del ponte Morandi a Genova. Nelle casse provinciali è arrivato uno stanziamento di 500.000 euro per i controlli. Il volley con la Igor Gorgonzola Novara, che si è aggiudicata la Champions. La squadra di Massimo Barbolini ha battuto in finale a Berlino Conegliano. 3-7-1 il punteggio per le novaresi, con i parziali chiusi a 25-18, 25-17, 14-25 e 25-22. Il punto finale di una strepitosa Paola Egonu. Per Francesca Piccinini è la sesta vittoria in Coppa dei Campioni. Novara ha dominato fin dall'inizio, contro ogni pronostico, che vedeva Conegliano, già vincitrice dello scudetto, partire favorita.